a un passo dal baratro ci sono stato e il passo l'ho fatto, ma non per buttarmi giù, per crearmi il futuro che voglio crearmi. Nell'episodio precedente. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che il suo impegno assume, si impegna a dire la verità e non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza. La faccenda del tribunale è andata avanti 6 anni. Ti porti dietro una coda talmente grande che non la fermi. Facciamo un negozio di bici, ti va? Andava, primo anno, secondo anno e... Vetri rotti, sangue dovunque, perché si vede che si erano fatti male probabilmente entrando, quindi anche... Mi sono iscritto a questo corso e da lì ho cominciato a vedere delle cose differenti. Ok, adesso le forchette in questo cazzo di mondo le pianto dentro, io torno indietro, consegno il modulo, firmo e vado via. Mi hai fatto la cagata. Non hai fatto bene. Come paghi? La Lagos mi chiamava mio padre. Io non avevo soldi. Le banche mi seguivano. E quindi? Adesso Emma, come fa? Io sono Matt di Podcast Italia Network e questa è la storia di un meccanico che è caduto in un baratro e ne è uscito dall'altra parte come web star. Questa è la storia di Emma. Ultimo episodio, diventare una web star. Scusa, ma tu anziché metterti a lavorare adesso, noi ci siamo impegnati anche con le garanzie con la banca. Che poi probabilmente ci siamo state anche chiamate perché Manuela non ce la faceva pagare. E si litigava. Io sapevo che lui una volta al mese prendeva e stava via 3, 4, 5 giorni. Dove vai? Cosa fai? E noi non lo sapevamo. Si litigava tanto perché comunque i problemi di soldi ancora c'erano. Quelli che riuscivi a tirare su li si spendeva in questi corsi che, dove vanno a finire. Il fatto che lui non avesse soldi e che comunque frequentasse dei corsi che peraltro costavano ha un po' spaccato proprio, diciamo, all'interno della famiglia le relazioni, cioè le ha proprio frantumate. Andai a mangiare mio papà. E giustamente lui aveva messo le fiduzioni, la firma di garante. Io sono stato segnalato, ma conseguentemente è stato segnalato mio papà. Cominciamo a mangiare, cosa intendi fare? E tu non ci vogli lavorare, noi abbiamo investito un sacco di soldi. E... discussione, lui diventa tutto rosso, gridare lui, gridare io, ci siamo alzati, e mi ha buttato fuori di casa. Fuori! Boom! Fine. Emma è fuori dalla famiglia. E si dispera, si dimena, piange. E invece no. Come ha appena imparato dalle pratiche di Yogananda, lui lascia andare. Though my physical body is not there, my spirit is ever with you. Credo che una grossa mano mi sia stata data quando ho incominciato a seguire le meditazioni. Talking to you from my heart. Meditare ogni mattina. Cominciare a sganciare tutti questi pesi e questi fardelli che mi portavo addosso, a leggere i libri di Yogananda. My soul, my spirit. Cioè, la cosa che ho imparato a fare è allarga le braccia. Accetta, sorridi e lascia andare.
Io sapevo che avevo dei bonifici da fare e non sapevo a chi li stavo facendo. E io gli dicevo, sì, ma c'è, che ne so, la bolletta della luce, c'è l'IMU, non lo so. Questo deve essere fatto. Il corso durava 6 mesi. Prima di accedere al corso a San Marino, dovevo aver pagato la rata. Ed erano 6 rate. Lavoro, 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 metto via, ma lavoro, metto via. Cazzo, c'è 1.000 euro. Bonifica, bonifico. E così Ema parte per i primi 3 giorni di corso. Vado a San Marino con la mia Skoda, un viaggio lunghissimo, perché poi 80 all'ora, poverina, non è che vuoi andare. Io lì così, tutti in giacca e cravatta, tutti con quelli, tutti imprenditori, tutti di qua, le fighe della Madonna, tutti in fila, vai giù, entri in questa sala, musica a palla. Ti metti giù, incominci a lavorare, a studiare, marketing, comunicazione, marketing, crescita personale, fate degli speech insieme, fate questo esercizio, tirate fuori i vostri valori. Dicevo, ma che cazzo sono ste robe? Ma che cosa cazzo sto facendo qua? Ma poi si creerà un gruppetto con cui Ema riuscirà ad aprirsi come non era riuscito a fare con la famiglia. Io dentro di me dicevo, sta roba è una figata. Perché nessuno giudica l'altro, ma cerca di capire come poter essere d'aiuto. E se non sei d'aiuto, non giudicare, è meglio stai zitto. Allora ha cominciato ad aprirsi un po' di più e spiegare. E dare a modo a me, così come sua sorella, così come i suoi genitori, di comprendere che cosa stesse facendo. Poi pian piano lavorando, sono arrivati ai secondi 1.000 euro, ai terzi 1.000 euro, i quarti 1.000 euro, i quinti 1.000 euro, il sesto 1.000 euro invece ho avuto un po' di difficoltà. Era settembre ed ero già qua a Broni ed era il periodo più tosto. E non sapevo più dove andare a prendere i soldi. Uno dei miei amici, corridori piloti, mi regalò una vecchia Clio RS che vendetti a 1.900 euro. Quindi recuperai un po' di soldi per la famiglia e un po' di soldi per pagare l'ultima rata del corso. Però come vai? La Skoda a fare quei viaggi lì non ce la faceva più, sentiva, cioè proprio picchiava di bronzine, ti picchiava un po'. Pensa che ti ripensa.